Professoressa Binetti, dentro la ricerca la persona prima di tutto. Come la politica può essere al fianco della ricerca in queste finalità? Ma intanto la politica ha cercato di essere al fianco della ricerca anche nell'ultimo decreto Lorenzin che è stato approvato, proprio nel primo articolo dove si parla degli aspetti etici della ricerca, la presenza del paziente all'interno dei progetti di ricerca non soltanto come colui che dà un consenso informato a un progetto elaborato da altri, ma colui che partecipa all'elaborazione stessa del progetto, ponendo la percezione soggettiva delle proprie difficoltà e dei propri handicap, mi sembra un buon modo di valorizzare nel paziente, direi, non soltanto la parte, diciamo, di sofferenza e la parte di disagio o la parte di limite, ma anche quella parte proprio che illumina l'intelligenza con percezioni nuove, con intuizioni efficaci che probabilmente alla persona sana in quel momento possono non apparire altrettanto chiare. Come la politica deve e può essere vicina alla ricerca da promotori no profit in Italia, quindi la ricerca indipendente? Ma diciamo che la politica in realtà in questi anni ha trascurato, la politica in Italia ha trascurato molto il grande tema della ricerca, soprattutto in particolare la ricerca che si svolge nelle università, quella ricerca che si svolge là dove ci sono talenti giovani, là dove nascono le intuizioni creative, no? Perché vengono proprio da persone che si affacciano per la prima volta al mondo della ricerca. Io credo che uno degli aspetti importanti potrebbe essere quello proprio di aumentare la destinazione dei fondi e quindi la valorizzazione dei progetti che vengono dai giovani ricercatori. Un secondo aspetto altrettanto importante è che in Italia non è che ci sono pochi fondi per la ricerca, ma che in realtà sono dispersi in una miriade di enti che non riescono a fare sistema tutti insieme. È da tempo che chiediamo una riforma degli enti di ricerca perché ci sia un punto di vista unificante. Anche basterebbe in prima battuta una bacheca sulla quale le persone che si affacciano al bisogno di risorse per fare ricerche potessero trovare con un unico sguardo tutti i dati di cui hanno bisogno. Favorire l'integrazione degli enti di ricerca e quindi anche la selezione di progetti di alta qualità mi sembrerebbe un secondo aspetto in cui la politica potrebbe avere molto da dire, perché oggettivamente in questi ultimi anni, per dire, il Ministero dell'Università e della Ricerca è stato più concentrato sui problemi della scuola che non sui problemi dell'università, in particolare della ricerca. Non a caso si chiama Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La ricerca ha fatto la figura della Cenerentola. Per quello che riguarda la ricerca indipendente, a nostro avviso è estremamente importante, perché un dato recentissimo che abbiamo ascoltato di alcune grandi case farmaceutiche che hanno deciso di non investire più nella ricerca di malattie rare perché non c'era costi-benefici, un riscontro immediato, invece è proprio nella ricerca indipendente che tu trovi l'idea originale che sfida il sistema, quella curiosità che costituisce davvero il primo grado della creatività intellettuale. E quindi nella ricerca indipendente noi abbiamo la possibilità di valorizzare, a prescindere dalle istanze del mercato, quelle che sono proprio le potenzialità insite in un progetto innovativo. Il cloud europeo della ricerca può aiutare questa collaborazione? Ma direi decisamente di sì. Quando ad esempio un paio di anni fa sono stati fatti gli ERN, no? Cioè questi centri di ricerca dedicati in modo particolare alle malattie rare, lo si è fatto proprio, la E iniziale sta per europeo. In quel caso era ovvio, trattandosi di malattie rare, soltanto una prospettiva europea e poi una prospettiva internazionale avrebbe permesso di individuare priorità, di selezionare progetti e di dedicare a questi progetti le risorse necessarie. Credo che noi dobbiamo lavorare sempre oggi con una prospettiva europea, sia per la mobilizzazione dei ricercatori, sia per la mobilizzazione delle risorse, sia soprattutto per la creazione di progetti coraggiosi e fortemente innovativi.